Presidente Conte, dopo questo voto lei sarà anche il mio Presidente del Consiglio, ma non avrà la mia fiducia. È uno dei giorni più difficili del mio impegno politico e parlamentare. Dover ricorrere a quell'assenza di vincolo di mandato che la Costituzione, all'articolo 67, assicura a ciascuno di noi, non è una scelta che si fa a cuor leggero. Ma non posso, per coerenza ai valori della mia militanza politica e per amore del Paese che tutti qui rappresentiamo, votare la fiducia ad un governo nato su basi di convenienza e ambiguità. Ancora adesso il collega del Movimento 5 Stelle ha parlato del governo che lei ha presieduto in precedenza come un governo che stava lavorando bene, e questa è un'ambiguità per me insostenibile. Non le ho assicurato la mia fiducia quando era uno stimato professore di diritto privato che si apprestava a diventare premier. Non lo posso fare oggi, dopo che ha consegnato a questo Paese la sua firma in calce a provvedimenti che io definisco vergognosi, che hanno fatto dell'Italia un Paese meno aperto, meno civile, meno democratico e meno liberale.